Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6. Anche nel 2017 aumenteranno i pedaggi autostradali. L'Abruzzo si conferma tra le regioni italiane con il costo per chilometro più alto. Insorgono quindi le associazioni di categoria che chiedono alla regione un tavolo tecnico per invertire la tendenza. Alfredo Primante. Ormai non c'è Capodanno senza l'annuncio dei rincari dei pedaggi autostradali, aumenti che interessano anche l'Abruzzo più 1,62% sulla A24 e sulla A25 gestite dalla società Autostrada dei Parchi e più 0,64% per la A14 gestita da Autostrade per l'Italia. Per quest'ultima si tratta di un aumento leggermente al di sotto della media nazionale che si attesta allo 0,77%, più del doppio invece l'aumento deciso da Autostrada dei Parchi e avallato come gli altri del resto dal Ministero dei Trasporti, secondo il quale l'aggiornamento delle tariffe deriva dall'applicazione di quanto previsto nelle convenzioni stipulate nel 2007 che hanno stabilito le formule tariffarie e i criteri di calcolo. Ma proprio da questi criteri di calcolo l'Abruzzo esce svantaggiato rispetto alle altre regioni d'Italia, complice la particolare orografia del territorio e il fatto che l'arteria verso Roma attraversa tutto l'entroterra montano. I nuovi rincari delle tariffe preoccupano soprattutto coloro che per lavoro sono costretti a percorrere le autostrade regionali, pendolari, autotrasportatori ed aziende che spostano le proprie merci su gomma. Sulle barricate la Confcommercio Abruzzo con il direttore Celso Cioni che annuncia una class action contro aumenti che definisce penalizzanti per il sistema economico regionale. Cioni se la prende anche con le istituzioni abruzzesi, colpevoli di accettare passivamente gli aumenti dei pedaggi, ed invita il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, a convocare un tavolo tecnico per capire come invertire la tendenza che da anni vede balzare in avanti il costo di percorrenza delle autostrade, dal 2012 al 2015 un aumento di oltre il 25%. Si prevedono quindi iniziative di protesta da parte delle associazioni di categoria, con Confartigianato che sottolinea come il costo per chilometro in Abruzzo sia tra i più alti d'Italia. Non ha sortito effetto nemmeno l'iniziativa di Gianni Melilla, deputato di Sinistra Italiana, che aveva chiesto al Ministero dei Trasporti una moratoria nazionale sugli aumenti per il 2017. €1 milione sarà erogato a favore delle province per garantire continuità dei servizi svolti dai centri per l'impiego in attesa del passaggio definitivo delle funzioni alle regioni. Lo ha deciso ieri la giunta regionale che si è riunita a Pescara al fine di non interrompere i servizi fondamentali svolti dai centri per l'impiego, soprattutto nell'ambito del programma comunitario come iniziativa Occupazione Giovani e per l'implementazione degli interventi previsti nel piano operativo FS Abruzzo 2016-2012. Con particolare riferimento ai progetti Garanzia Over e Politiche Attive per la gestione delle crisi aziendali. Con il provvedimento, nello specifico, si punta ad assicurare le professionalità necessarie a garantire servizi, ricorrendo prioritariamente alla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato fino al 31 dicembre 2017. I fondi saranno stanziati sul PORFERS Abruzzo 2014-2020. E la UIL Abruzzo si inserisce nel dibattito nazionale sull'utilizzo dei voucher per regolare le prestazioni di lavoro saltuarie, prendendo spunto dall'uso massiccio dei voucher fatto in regione, oltre 3 milioni di ore vendute nel 2016. Il sindacato quindi invita il governo a rivedere profondamente lo strumento contrattuale. Sentiamo. A livello nazionale scontro sull'utilizzo e sull'efficacia dei voucher, gli strumenti pensati per combattere il lavoro nero e far emergere le piccole prestazioni lavorative occasionali e per molti, come ad esempio la CGIL, trasformatisi nel nuovo meccanismo di precarizzazione del mondo del lavoro. Il governo Gentiloni ha annunciato di voler rivedere ma non abolire lo strumento, verso il quale i sindacati sono molto critici. Per quanto riguarda l'Abruzzo, secondo i dati diffusi dalla UIL regionale su base Istat, l'utilizzo dei voucher
crescere massiccio. Oltre 3 milioni di ore vendute nel 2016, quasi metà di quelle vendute nel Lazio e tre quarti di quelle vendute in Campania, regioni molto più popolose. Nel 2008 i voucher venduti in Abruzzo rappresentavano l'1% di quelli venduti in Italia. Oggi si è arrivati, scrive la UIL, al raddoppio dell'incidenza, con il 2,1%. Tra le province, quella in cui i voucher sono più usati è Chieti, con oltre 1 milione di ore vendute. Seguono Pescara e Teramo, quasi 800.000 la prima e 700.000 la seconda, e chiude L'Aquila con 470.000. Il dato dei voucher, recita la nota del segretario della UIL Abruzzo Roberto Campo, va letto assieme agli altri dati del mercato del lavoro. Il numero degli occupati, che prima della crisi in Abruzzo oscillava intorno al 500.000, ed ora si attesta a 475.000. La flessione dei contratti a tempo indeterminato, la disoccupazione giovanile giunta al 48%. Dati che, sempre secondo l'analisi di Campo, testimoniano come non si possa avere una posizione ideologica sui voucher che, dati aggiornati al 2016, costituiscono in Italia 150 milioni di ore erogate, più di un terzo di tutte quelle del sistema della somministrazione, cioè delle agenzie per il lavoro. Per questo il sindacato rimarca la necessità di rivedere il sistema che, sottolinea, nella sua finalità originaria doveva essere virtuoso, ma che ora costituisce la base per legittimare attività che altrimenti dovrebbero essere regolate dai contratti, con tutte le tutele che ne conseguono per i lavoratori. E il Comune di Lanciano ha dato mandato all'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente di effettuare nuovi campionamenti, ma questa volta all'interno della centrale a biogas di Villa Pasquini, nel Lancianese, vista la presenza nell'area esterna di un canale pieno di liquami con una elevatissima carica batterica di Escherichia coli e salmonella. Vediamo. Sono preoccupati i coltivatori di Villa Pasquini nell'agro di Lanciano dopo la notizia della contaminazione delle acque per irrigazione fornite dal Consorzio di Bonifica Sud. L'avviso del Comune è apparso sul palo della luce una settimana dopo l'ordinanza emanata dal sindaco che vieta l'utilizzo delle acque contaminate nell'area a ridosso del canale, colmo di melma maleodorante. Ma tra i residenti la notizia era già arrivata grazie alla stampa locale e al lavoro incessante degli attivisti di Nuovo Senso Civico, che sul caso hanno presentato una serie di esposti alla magistratura frentana e alle forze dell'ordine. Gli agricoltori hanno attinto l'acqua per i campi e le colture da innaffiare, ma solo ora scoprono che questi pozzetti, invece di portatori della risorsa essenziale per la vita, sono stati distributori di salmonella ed Escherichia coli. Da quanto tempo? È il quesito rivolto a chi avrebbe dovuto vigilare, perché ad ottobre, raccontano in coro i residenti di Villa Pasquini, c'è stato uno sversamento abnorme dalla centrale a biogas sui terreni coltivati che arrivava fin quasi alla strada per Fossacesia. Che cosa abbiamo mangiato finora? Che olive abbiamo venduto ai frantoi, che uva alle cantine. Tra le testimonianze sul posto, Aurelio Del Bello, volto noto per la battaglia contro l'elettrodotto di Terna. Anche a Sant'Onofrio arriva l'acqua del consorzio di bonifica dal canale di Villa Pasquini e lui ci ha innaffiato l'orto di casa. Sappiamo che abbiamo irrigato tutto l'anno con questa acqua probabilmente inquinata da quello che è venuto fuori, soltanto che non ha vigilato nessuno. L'ordinanza del comune è arrivato ben tardi. Noi cerchiamo sempre di coltivare cose biologiche, purtroppo non serve a niente, visto anche se io adesso vorrei interrare questa roba, distruggerla, e non serve a niente perché il terreno rimane sempre inquinato. In attesa degli accertamenti auspicati da Nuovo Senso Civico, sulla scorta delle perizie di tecnici quali l'ingegner Tommaso Giambuzzi e il geologo Massimo Ranieri, la natura morta fa mostra di sé sulle sponde del canale, colmo di melma maleodorante. Blatte sui pavimenti, soffitti anneriti, muffe nei frigoriferi e più in generale criticità igieniche, oltre a carenze strutturali, gestionali in tema di autocontrollo aziendale e procedurali. È quanto hanno accertato i carabinieri del NAS di Pescara in un ristorante di pesce della zona sud del capoluogo adriatico. L'attività che si stava preparando per il cenone di San Silvestro è stata chiusa. L'ispezione rientra nell'ambito dei controlli del NAS di Pescara sulla filiera del pesce, individuate attraverso gli annunci sul web. Quelle attività che proponevano dei menù di San Silvestro nei menù di San Silvestro pesce crudo, ma risultavano praticamente abusive. Dalle verifiche preliminari svolte dai carabinieri, infatti, il ristorante non ha rispettato la circolare del Ministero della Salute, secondo la quale ogni operatore del settore alimentare che lavori prodotti ittici destinati a essere consumati crudi notifichi tale attività all'autorità competente.
Cambiamo argomento. Il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, fa un bilancio dell'anno che si sta concludendo e annuncia i progetti da realizzare per il 2017. Ai microfoni di Francesca Romana Testi. Si chiude un anno di lavoro, un anno impegnativo, un anno di sfide continue e arriviamo appunto con l'anno nuovo con la stessa determinazione dinanzi alle questioni tante che ci sono. Nel 2017 Pescara compirà 90 anni, all'inizio il 2 gennaio appunto sarà il 90° compleanno, una città giovane per la quale continua a valere la definizione di Mario Pomiglio, la città dell'eterna fuga in avanti. L'eterna fuga in avanti però significa anche la necessità di concretizzare alcune chiare, precise, ancora aperte occasioni di trasformazione urbana che ci sono. Sarà un anno importante e credo decisivo per la questione area di risulta. Ci sarà un nuovo assetto infrastrutturale della nostra città perché l'apertura del Ponte Nuovo, quel diciamo trionfo di acciaio e cavi alto 58 metri, farà sì che la viabilità cittadina sarà rivoluzionata con un ingresso che alleggerirà il centro cittadino del transito di molte autovetture che in questo modo potranno direttamente entrare nella area di risulta, io preferisco chiamarla parco centrale come diciamo, hub della mobilità sostenibile. E poi naturalmente la quotidianità delle sfide ordinarie e straordinarie. Penso in primo luogo alla questione del mare, penso al fatto che il 2017 sarà l'anno buono per vedere innanzitutto realizzato il taglio della diga foranea, dopo tanto combattimento con il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è finalmente arrivata l'approvazione dal Consiglio Regionale dell'Abruzzo, le norme sono diciamo, in divenire. E poi anche il primo concreto avvio rispetto a un'opera di sanificazione del sistema delle acque con la realizzazione, l'abbiamo presentato qualche giorno fa, delle prime vasche di accumulo delle piogge per evitare sostanzialmente che ogni volta che piove vi siano divieti di balneazione. Su questo ed altre questioni noi ci impegneremo e sono sicuro che per il tramite anche della libera stampa poi continueremo a raccontarlo ai nostri cittadini. L'augurio da rivolgere ai cittadini qual è? L'augurio che rivolgo ai cittadini per me è sempre lo stesso, io resto un inguaribile ottimista e penso che il meglio debba sempre ancora arrivare e quindi insieme penso che questa comunità abbia tutte le energie per continuare questo viaggio e per raggiungere traguardi importanti quali quelli che ho appena illustrato. Ed ora i programmi di Capodanno, siamo andati a Pescara a scoprire come si trascorrerà l'ultimo dell'anno, in cima alle preferenze il cenone con gli amici e poi appuntamento in piazza con il concerto dei Negrita per quanto riguarda Pescara, vediamo il servizio. Ultimi preparativi e poi via libera al Capodanno 2017, Piazza della Rinascita a Pescara è già pronta ad ospitare i Big. Sul palco alle 23 in punto saliranno i Negrita, saranno loro a traghettare abruzzesi e non nel nuovo anno. Il 31 di dicembre saremo con voi pescaresi e saremo in Piazza Salotto, bella. Bel nome, in Piazza Salotto dalle 11 in poi, quindi festeggeremo l'anno nuovo assieme e se avete voglia di fare un po' di bordello, un po' di festa, noi saremo lì per voi. Ciao Pescara, ciao, a presto, ciao. I programmi per la serata sono già fatti, ognuno a modo suo ha organizzato l'ultima serata del 2016. Signori, stasera come si festeggia? Andiamo a cena dagli amici. Io vado con degli amici. Noi a casa con parenti. E poi? E poi a mezzanotte pensiamo di venire in centro. No, 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 con amici e parenti. E la piazza poi per la mezzanotte? È difficile, siamo fuori Pescara. Hotel, Grand Hotel giù a Monte Simpatico. Siamo bene, Pescara la sto vedendo per la prima volta, mi piace. E pure... Dove venite? Da Roma, che sa gente! Noi festeggiamo tre amici in un albergo, tutta la grande, niente di particolare. Poi in piazza a vedere qualcosa, spettacolo? No, 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 troppo freddo. In piazza. E la cena? In piazza. Tutta la famiglia o amici? Amici e famiglia. Signori, dove si passa la mezzanotte? In un ristorante. Famiglia, amici? Amici. Pescara? Sì, qui vicino. E poi la festa in piazza? Non credo, quest'anno è più tranquilla, diciamo. Quest'anno ho speso di più o di meno dell'anno scorso? Siamo ospiti quest'anno, però va bene così, no? Più in famiglia e più tranquilli. Noi siamo stranieri, veniamo dalla Francia. E questa sera dove si festeggia? A casa mia. Ha una casa qui? Sì, vicino, no a Pescara, ma vicino. Tranquilli per quello che riguarda la sicurezza? Sì, io sono tranquilla.
tanto è capodanno per tutti, andrà tutto bene. Cena tra amici, cenoni al ristorante, poi c'è chi attende il concerto che secondo le previsioni farà registrare massima presenza, come le recensioni di TripAdvisor che l'hanno inserito nella top 10 dei migliori appuntamenti in Piazza d'Italia. Noi andremo al ristorante La Mugnaia ad Elice e poi la piazza alla mezzanotte. Pensavamo di venire al concerto dei Negrita più tardi, se riusciamo. Quanti sarete stasera? Una decina. La spesa è più o meno dell'anno scorso? Più forse, sì, può darsi. In piazza Salotto, noi non siamo di Pescara e per ora passiamo qua in centro. Da dove venite? Da Torino. E com'è che siete a Pescara? Dai parenti, cioè per conto nostro, ma comunque in compagnia dei parenti cari. Lo sapete stasera in piazza chi ci sarà? Sì, Negrita. Vi piacciono? Sì. E nel capoluogo, a differenza di Teramo e Pescara, appunto dove si svolgerà un concerto in piazza, si è optato per un programma diffuso tra vari locali per rivitalizzare il centro storico in rinascita. Vediamo. Capodanno diffuso per le vie e le piazze del centro storico e il tradizionale concerto dell'Orchestra da Camera Aquilana sono le proposte del Comune dell'Aquila per festeggiare l'arrivo del 2017. Si partirà il 31 dicembre con la maratona di eventi proposti dall'associazione L'Aquila Young, tutti gratuiti, che si snoderanno tra Piazza Duomo, Piazza Chiarino e Portici di San Bernardino. Gli eventi previsti infatti inizialmente a Palazzetto dei Nobili si svolgeranno in Piazza Chiarino per una migliore fruizione degli spazi in centro storico. La festa avrà inizio alle 22.30 in Piazza Duomo, dove sarà allestita per l'occasione una tenso struttura. Sotto la conduzione dell'attrice Nadia Rinaldi e di Marco Ciriaci, sul palco si alterneranno diversi artisti. Per il primo dell'anno il Comune dell'Aquila propone, come di consueto, il concerto dell'Orchestra da Camera Aquilana diretta dal maestro Carmine Gaudiedri. L'evento realizzato dall'Associazione Musicale Atena, nell'ambito del cartellone natalizio del Comune, si svolgerà il 1 gennaio 2017 alle ore 11.30 all'Auditorium del Parco del Castello. L'orchestra eseguirà, oltre a brani conosciuti di Brahms, Tchaikovsky, Ponchielli, anche musiche di Strauss, i valzer e le polche più famose e anche alcune bellissime polche di rara esecuzione. Il concerto sarà replicato il 2 gennaio alle ore 18 a Barisciano presso l'Auditorium ANA. L'ingresso è libero. E sarà un capodanno in nome della sicurezza, quello delle piazze italiane, come disposto dal Ministero dell'Interno dopo l'attentato a Berlino. A Pescara, città, centro chiuso al traffico dalle 16 e massiccia presenza delle forze dell'ordine. Vediamo. Misure di sicurezza antiterrorismo per il Capodanno, come diffuso nella nota del Ministero dell'Interno, tutte le piazze italiane saranno rese impermeabili all'accesso di mezzi pesanti e non. Pescara ha già disposto misure di isolamento per tutto il quadrilatero circostante Piazza della Rinascita in vista del concerto dei Negrita. Dalle 16 di oggi fermo il transito per le vetture e forze dell'ordine presenti a vigilare sulla sicurezza in strada. Non sarà una città blindata sicuramente, ma attueremo tutte quelle misure atte a garantire sicurezza, serenità anche nei confronti di qualche, come dire, iniziativa poco attinente alla convivenza civile che deve esserci in una città, soprattutto in un momento bello e delicato come questo del 31 dicembre che si festeggia, diciamo, l'arrivo dell'anno nuovo. Le misure sono quelle che abbiamo già attuato la scorsa settimana durante il periodo del fine settimana, saranno un tantino incrementate, implementate per quanto riguarda, diciamo, la difesa passiva o i dissuasori passivi. In più ci sarà una ulteriore accentuazione di quella che è la vigilanza attraverso le forze di polizia.
E con un emendamento approvato nel corso dell'ultima seduta del Consiglio regionale, l'Abruzzo ha salvato le sagre. L'emiciclo ha sostanzialmente recepito le istanze delle Proloco guidate da l'UNPLI, che a Lanciano avevano fatto il punto sulle criticità emerse nella nuova legge regionale 22 del 2016 su sagre e feste popolari. Vediamo i dettagli nel servizio. Con un emendamento approvato nottetempo nel corso dell'ultima seduta utile del Consiglio regionale, l'Abruzzo ha salvato le sue sagre. L'emiciclo ha sostanzialmente recepito le istanze delle Proloco guidate dall'UNPLI, che a Lanciano avevano fatto il punto sulle criticità emerse dalla nuova legge regionale 22-2016 su sagre e feste popolari. Una legge di riordino di cui il settore aveva certamente bisogno a seguito del proliferarsi di manifestazioni che di tipico e locale avevano ormai poco a che fare o nulla, spesso associate a gravi carenze igienico-sanitarie alle quali la nuova disciplina ha dichiarato guerra tramite le ASL. Adele Amore, segretario Unione Province Abruzzesi. La legge regionale è una legge desiderata, voluta, perché entrava in un caos normativo molto ampio, una grande frammentazione di quella che era la sagra e la festa popolare, che finalmente la legge regionale decide di riconoscere come patrimonio sociale, storico e culturale di un territorio, delle comunità abruzzesi. Nasce quella che è la sagra tipica dell'Abruzzo e la sagra eccellente dell'Abruzzo. Quindi questo è un aspetto molto positivo. Naturalmente ha dei paletti applicativi molto importanti, notevoli, ulteriori rispetto a quello che già esisteva precedentemente. E sarà quindi molto difficile applicarlo, ma soprattutto applicarlo nei tempi brevi, perché questa legge regionale entra in vigore il 1 gennaio 2017 e non ha ancora, diciamo, una serie di atti propedeutici necessari per una corretta applicazione, che sia la regione deve varare che il comune con un regolamento comunale. E poi non ci sarebbe tempo di dare anche alle associazioni che in genere organizzano queste feste popolari e queste sagre la possibilità di adeguarsi nel modo migliore a una normativa che comunque di per sé è una normativa positiva. Passiamo ora alla pagina sportiva, doppia seduta di allenamento oggi per il Pescara, i fari però sono puntati sul mercato. Dopo l'arrivo di Stendardo, la società è pronta a dare altri rinforzi a Massimo Oddo in vista della prima gara del 2017 contro la Fiorentina. Andrea Costantini. Il Pescara da ieri è tornato al lavoro per preparare la ripresa del campionato. Guglielmo Stendardo è il primo volto nuovo che si è aggregato alla truppa biancazzurra. L'ex atalantino è il primo elemento di un nuovo corso che porterà Massimo Oddo a sposare verosimilmente la difesa 3. Stendardo cercherà di farsi trovare pronto per il primo impegno del nuovo anno, domenica 8 gennaio all'Adriatico Cornacchia, contro la Fiorentina. Ricordando che il 35enne difensore napoletano non gioca dallo scorso aprile e dovrà scrollarsi di dosso un po' di ruggine, facendo ricorso magari alla sua esperienza, contratto firmato e che sarà depositato alla riapertura delle liste il prossimo 3 gennaio, ma è stata una settimana densa per il presidente Sebastiani e il DS Leone per intavolare trattative da chiudere al più presto per dare a Oddo i rinforzi promessi. Sul fronte attacco ci siamo, per Ante Budimir e Mame Babatiam c'è l'intesa con la Sampdoria, si cerca quella col giocatore, ma il centravanti croato, asso del Crotone la scorsa stagione, arriverà in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Nel club doriano finora trovato poco spazio, Samp che d'altro canto sta trattando col Delfino l'acquisto di Valerio Verre ad un prezzo che possa garantire alla società biancazzurra una plusvalenza dopo i 4 milioni spesi in estate per il riscatto del centrocampista. Tiam sta chiudendo la sua esperienza al PAOK Salonicco. La Juventus, proprietaria del cartellino, girerà al Pescara il senegalese ex Lanciano con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per il centrocampo Massimo Oddo potrebbe accogliere due vecchie conoscenze, un giovane come Rolando Mandragora, in prestito secco dalla Juventus. Si tratterebbe di un ritorno per il gioiellino di Scampia, che lo scorso anno ha impressionato tutti fino all'infortunio di Chiavari, dal quale si sta riprendendo. L'innesto di esperienza potrebbe essere quello del 34enne Cristian Ledesma, già compagno di squadra nella Lazio dell'attuale tecnico del Pescara. Anche lui ha chiuso un'esperienza poco felice in Grecia al Panathinaikos e si riavvicinerebbe a Roma, dove si è stabilito da anni con la sua famiglia. Sul fronte difesa, dopo Stendardo, il presidente Sebastiani aspetta l'ok di Cesare Bovo del Torino, già vicino al Delfino la scorsa estate. Col Genoa si lavora per un altro ritorno, quello del terzino Riccardo Fiamozzi, che a distanza di circa un anno potrebbe fare percorso inverso per indossare nuovamente il biancazzurro. La prossima settimana sarà determinata
determinante per la conclusione di questi affari. Intanto la squadra, oggi alle prese con una doppia seduta, proseguirà la preparazione. Da lunedì tornerà dall'Argentina a Bizzarri, cui la società ha concesso alcuni giorni in più di permesso. Dopo Capodanno si rivedrà al Poggio anche il francese Baebek, rimasto a Parigi per ulteriori controlli. Restano da valutare i giocatori alle prese con acciacchi di varia natura: Mitrizza, Pepe, Campagnaro, Fornasier, Brugman e Gyomber. In Lega Pro, sconfitta rovinosa per il Teramo che chiude come peggio non potrebbe il 2016. A Bassano la squadra di Zauli viene superata. Nel finale in rimonta per 2-1. Jacopo Forcella. Il finale di anno del Teramo è il più amaro che ci si potesse attendere. La sconfitta, l'ennesima di questa stagione contro il Bassano, fa sprofondare il diavolo in una crisi senza fine che avrà certamente delle conseguenze, specie nel mercato di gennaio. E dire che le cose nel freddo pomeriggio veneto sembravano aver preso una piega diversa. Il Bassano prova all'inizio a fare la partita, ma la squadra di D'Angelo non trova gli sbocchi desiderati. Fabbro tenta al settimo con una conclusione all'interno dell'area, stoppata in scivolata da Sales. Poi molti minuti di supremazia sterile dei veneti, prima dello squillo biancorosso. Al 25esimo Sansovini trasforma quasi in gol un calcio di punizione che si guadagna al limite dell'area di rigore. Il sinistro trova la deviazione provvidenziale della barriera giallorossa che concede solo il corner. Ma sugli sviluppi il Teramo mette il naso avanti. La traiettoria di Di Paolo Antonio trova al centro dell'area di rigore la testa di Filippo Capitanio che anticipa Cavagna e batte Rossi. Il Teramo si rivede al 39esimo con Sales che scodella per il tacco acrobatico di Sansovini, la cui volée manca di poco la porta veneta. La reazione dei padroni di casa arriva al decimo della ripresa da un calcio piazzato. La limite dell'area di rigore va a Minesso che col sinistro pesca all'angolo più lontano, scavalca la barriera ma centra in pieno la traversa. La gestione della partita però in casa biancorossa è davvero scellerata. D'Angelo sull'altro fronte getta nella mischia tutto il potenziale offensivo che ha. Il Teramo subisce passivamente e dopo il destro alto di Laurenti a un quarto d'ora dalla fine subisce il pari grazie alla punizione pennellata dal neoentrato Candido che batte il calore costretto alla resa dalla traiettoria del giocatore giallorosso. Tempo per trovare comunque il successo ci sarebbe, ma Zauli, passato nel frattempo alla difesa 3, preferisce coprirsi e conservare il punticino, mentre il Bassano all'arrembaggio imperversa. Caidi è provvidenziale su Grandolfo all'80esimo, il tiro dalla distanza di Minesso all'85esimo è alto, ma sono cattivi presagi che non vengono percepiti in casa biancorossa. D'Angelo butta dentro anche Tommy Maestrello e dopo il miracolo di calore su Laurenti all'89esimo la beffa atroce si concretizza ancora una volta nel recupero con la sponda di Grandolfo che pesca proprio Maestrello col tapin vincente che manda il diavolo all'inferno. Chiude un 2016 horror e un progetto tecnico nato nel peggiore dei modi in estate e che scelte ancor più improbabili in corso d'opera stanno trasformando in un vero e proprio incubo sportivo. E ora la lunga sosta del campionato che riprenderà, ricordiamo, il 22 gennaio. La prossima settimana alla riapertura del mercato si annunciano novità in rosa anche alla luce delle parole pronunciate ieri nell'immediato post partita dal DS Alec Bolla e dal vicepresidente Ercole Cimini che ascoltiamo. Che la colpa è solo ed esclusivamente nostra. Questo è quello che penso e credo. Arrivare due partite, una vincevamo e l'altra pareggiavamo, al 91esimo e al 93esimo, credo che sia solo ed esclusivamente un fattore di carattere della nostra squadra, negativo. Può essere che subentri un po' di paura in quel caso di? Può essere tutto, alla base c'è che vogliamo, io per primo come la società, vogliamo dei giocatori che fino alla fine siano concentrati, che abbiano le palle di portare a casa un risultato fino al 95esimo, fino a quando la partita è finita. Il resto sono tutti alibi, scusante, paure, non paure. A oggi è ora di pensare che in questa maniera la salvezza diventa complicata e dura da trovare. Sicuramente faremo dei movimenti, interverremo sul mercato per forza di cose perché ci sono dei giocatori che non sono da Teramo e di conseguenza credo che sia giusto e corretto cambiare qualcosa per trovare una salvezza e perché questa piazza, questa società se lo merita. Anche oggi c'erano parecchi tifosi che ci hanno seguiti e oggi
abbiamo comunque mancato di rispetto a tante situazioni, in primis ai tifosi. Io dico che tutti i 25, 26, 27 giocatori che fanno parte della Teramo Calcio, chi non ha voglia può andare via, da questa sera può andare via. Perché non essere venuti qui in sala stampa a parlare, perché qui fanno i belli quando vincono le partite. Quando si perde viene sempre le solite persone ad assumersi le responsabilità, compreso l'allenatore, il direttore e io come società. Quindi se qualcuno se ne va mi fa anche un piacere. E se se ne vanno tanti sono ancora più contento. Ed è tutto per questa prima edizione della TG6. L'appuntamento con l'informazione torna puntuale alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.